Ciao, ho girato un video in cui parlavo del dolore, della soglia del dolore, del fatto che quando ti fai male da qualche parte, dopo stai meglio perché sai che stai guarendo, e adesso invece vorrei affrontare e magari sentire anche la tua opinione sulla questione proprio dei picchi del dolore, cioè che dolori hai avuto nella tua vita per capire se c'è compatibilità, cioè se siamo dalla stessa parte, nel senso che, come ho ripetuto mille volte, io ho avuto un sacco di ossa fratturate che procurano un dolore di un certo livello. Ecco, il dolore più forte in assoluto, io no, vorrei però fare, mettere un'altra variabile nel dolore, che non è solo l'intensità del dolore, ma è la durata nel tempo. Cioè, se tu hai un dolore di livello 6, una scala da 1 a 10, e quel dolore ti dura delle ore, tipo mal di denti, cazzo, quello è proprio fastidioso. Se hai un dolore di livello 8, ma dura 3 secondi, va bene, è arrivato, boom, hai un colpo, e la cosa è morta lì. Quindi tutto dipende da quanto e quanto, le due scale di valori. Allora, rapportando mettendo assieme o sommando, diciamo, la quantità di dolore con la durata, io al primo posto ci metto la lussazione al gomito, che significa che tu cadi, picchi il polso. Qua dietro il gomito esce dall'articolazione, ma non è quello, cioè quello fa già male. È il fatto che dopo non è detto che ti facciano l'anestesia per riportare l'osso a posto. Quindi ti prendono, c'è un infermiere che ti prende alle spalle quasi di sorpresa, un medico ti prende il pollice e tira fino a che quello che era qui sdatlan, torna nel suo alloggiamento. È un dolore folle, folle, assurdo, allucinante. Io questa somma la metto a, non so, che arriva a livello 8 su 10, 9 su 10. Sopra questo ci sono i dolori che ho avuto per un paio d'anni della neuropatia diabetica. Hai delle scosse di dolore di una violenza inaudita, che però hanno, tra virgolette, il vantaggio di durare un secondo. Cioè, sono delle stilettate, delle coltellate che tu senti, pam, violentissime, durano un secondo e mezzo. E quindi io le metto in confronto alla riduzione della lussazione del gomito, più o meno a quel livello, leggermente, un livello leggermente sopra. Li metto senz'altro a livello sopra se queste si ripetono, cioè, se tu hai una stilettata una volta ogni ora è una cosa. Io ho passato un periodo, un paio di mesi, che ne avevo, insomma, nell'arco di un'ora ne avevo 4 o 5 al minuto. Ti assicuro che dopo un quarto d'ora dai di matto. Tan! E poi tu sai che dopo 20 secondi arriva, pam, un'altra botta. Era come ricevere una puntura, una coltellata una volta ogni 10 secondi. Ecco, quello è veramente terribile. E poi, dolori che ho sentito io, mi piacerebbe confrontarmi con te. Al di sotto, diciamo, a livello 7, c'è la colica renale. Ne ho avute 4 o 5. La prima non ti rendi conto, cioè hai male, ed è un dolore che pian piano comincia sordo, dal basso, e sale, e sale, e sale. Ma tu non capisci cos'è. Poi ti tocchi dietro, capisci che è qualcosa che riguarda i reni, o un rene perché arriva in uno alla volta, allora la curva sale, nel frattempo cosa succede? Vai o ti fai accompagnare, o vai in ospedale, vai al pronto soccorso, non ti ascoltano subito, tu dici che hai male, 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 allora capiscono perché loro ne hanno avuti mille, hai la colica renale, ma nel frattempo ti fanno compilare un modulo, vaffanculo, lo compilo dopo il modulo, e chi sei, dove sei, il tuo numero di telefono, ma non me lo ricordo, dammi qualcosa che mi fa male. Fino a che
arrivi in un momento che il dolore sale, 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 ma tu non sai quanto salirà, per cui la prima volta che succede, sei solo un po' tramortito, ma non capisci. Ti fanno una puntura di antispasmico, non so se si chiami barra qualcosa, e questo entra in circolo. Non fa effetto subito, ma dopo un quarto d'ora, dopo no, dopo no, 20 minuti, mezz'ora. Il dolore che saliva, 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 saliva. Quando entra in circolo questa sostanza e praticamente ti rilassa, tu non contrai più i muscoli e quindi stai meglio, scende di colpo. Cioè nell'arco di 2 minuti stai bene, come non aver avuto niente. Anzi, ti viene voglia di alzarti dalla sedia e dire ok ragazzi, basta, è andata. Qual è il problema? Quando tu hai la seconda, la terza, la quarta colica renale, perché sai com'è il decorso. Allora, cominci a sentire male, allora dici, cazzo, 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 mi sta arrivando la colica, cazzo, cazzo, cazzo. Allora cosa fai? Sai già come funziona. Bevi un sacco di acqua e dici, magari bevendo il calcolo non si ferma nell'ureter e non si ferma in quel punto bastardo del rene, ma viene portato via. Un paio di volte ha funzionato, altre volte no. Allora tu sei consapevole del fatto che per mezz'ora il dolore aumenterà sempre di più ed è una cosa molto brutta perché oltre a sentire dolore sai che ce l'avrai nella prossima mezz'ora. Ok? Quello aumenta, 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 aumenta. Poi quando entra in circolo questa sostanza magica, boom, abbattimento del dolore e sei felice come prima. Mentre ho spiegato in un altro video che altre volte invece, quando magari ti rompi un osso e io lo metto a livello più basso di quelle tre che ho appena detto, quando ti rompi un osso sai che il dolore non può arrivare a livelli altissimi, per cui sai che nell'arco della giornata scenderà e da lì può tornare il buon umore che chiaramente avevi perso. Quindi io l'osso lo metto a livello ecco 6, una scala di 10 e poi ci sono altre volte che ti fai male senza spaccarti, può essere di livello 6, può anche essere di livello 7, non so se ti giri il ginocchio, se hai in questo caso un grosso versamento per cui il ginocchio si gonfia, ecco, il togliere il liquido sinoviale dal ginocchio gonfio con la bacinella di metallo sotto, ti fanno una siringata, te l'aspirano, livello 7, 7,5, quello è cazzuto. Per il resto, ecco niente, ho voluto fare questa mia personalissima classifica, e mi hanno detto che le donne hanno un dolore fortissimo quando partoriscono. Adesso non so di che livello sia, mi hanno detto che è simile alla colica renale, che non lo so, fortunatamente non lo subirò mai e quindi va bene così. Oh, ragazzi, parliamo di traumi, di cose non croniche, perché ovviamente se mi sente qualcuno che ha un tumore o altri mali di questo tipo, mi dice, aspetta che ti spiego io come funzionano le cose, che nel momento in cui vedi che la morfina non basta più, sono cazzi amari. Quindi io finora non ho affrontato quei livelli di dolore, mi sono fermato a questi. Ecco perché mi sono permesso di fare la mia personalissima graduatoria. E tu che dolori hai? O soprattutto come li metti nella classifica? Ciao!